L'assessore Di Matteo, orgoglioso del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per Operazione Morena, redatto un protocollo per reintrodurre in natura l'orsetta. Al via il vasto Siren Festival, un vero e proprio festival nel segno della musica di qualità. Buonasera, in apertura la pagina di Cultura e Spettacoli. Sarà un venerdì dedicato alla cultura, quello di oggi a Pineto. Due gli appuntamenti principali. Il primo sarà Bagagli a mano, nell'ambito del caffè letterario itinerante, lo spettacolo teatrale che si svolgerà nel giardino di Villa Figliani alle ore 21 e che avrà come protagonisti Antonella Ciaccia e il gruppo di musica popolare Il Passagallo. Bagagli a mano narra la storia delle vite degli emigranti che all'inizio del Novecento lasciavano l'Italia per sbarcare nel nuovo continente, con uno spettacolo in cui verranno letti i giornali e le lettere dell'epoca e in cui saranno suonate le canzoni della tradizione. E invece, a partire invece dal pomeriggio di oggi, è in corso a Mutignano i Venerdì del Borgo, in cui le vie, le piazzette e i fondaci del Borgo Antico prendono vita con l'esposizione di dipinti e sculture, spazio anche alla cucina di qualità con degustazioni di prodotti tipici. E rimaniamo in tema di prodotti tipici, perché è stata stipulata nei giorni scorsi una convenzione, una sorta di collaborazione tra la Kermesse Enogastronomica Ducale Atria a Tavola e la mostra dei vini di Montepagano. Vediamo di cosa si tratta. Il primo appuntamento con la 13ª edizione di Atria a Tavola si è chiusa con un'importante iniziativa per il futuro della manifestazione ducale. Nella serata dello scorso 13 luglio, infatti, sul palco di Piazza Duomo è stato presentato il protocollo d'intesa tra i comuni di Atria e di Roseto per una nuova collaborazione tra la Kermesse Enogastronomica Ducale Atria a Tavola e la mostra dei vini d'Abruzzo di Montepagano, Borgo di Vino, che ovviamente si svolgerà nei prossimi giorni, 25, 26 e 27 luglio, volta al potenziamento delle due manifestazioni attraverso scambi culturali e la valorizzazione delle esperienze fatte. Firmatari del documento il sindaco di Atri Gabriele Astolfi e quello di Roseto Ennio Pavone, insieme ai presidenti delle due associazioni che si occupano dell'organizzazione degli eventi. Stando al protocollo, le due amministrazioni procederanno ad implementare i due eventi impegnandosi a favorire lo scambio partecipativo degli operatori coinvolti e la promozione dell'immagine della realtà storica rappresentata in questa manifestazione. Inoltre si favorirà l'interoperabilità e la cooperazione nell'ottica di una gestione collaborativa degli eventi principali e complementari, con particolare riguardo alla promozione delle produzioni vitivinicole di eccellenza dei rispettivi territori e delle specialità enogastronomiche della tradizione locale. E non finisce qui, perché Atria a Tavola, la rassegna enogastronomica che sarà replicata anche 12 e 13 di agosto per le vie del centro storico della città ducale, si fa conoscere anche a Londra. Dopo il prezioso contributo dei suoi prodotti nelle varie edizioni, continua infatti la partnership siglata con la Menozzi De Rosa, storica azienda italiana per la lavorazione della liquirizia, grazie alla quale il materiale promozionale di Atria a Tavola è stato distribuito all'interno della fiera Bella Vita Expo a Londra, nel quartiere Angel, che sarà ad Amsterdam il 22 e 23 di novembre. In tema di ambiente, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, supportato dal Corpo Forestale dello Stato, si è lanciato in un'operazione straordinaria e al tempo stesso complessa, ovvero quella di svezzare e riabilitare un cucciolo di orso bruno marsicano abbandonato dalla madre per fare in modo che torni in libertà. L'orso è uno dei simboli dell'Abruzzo, oltre che un eccellente veicolo di promozione turistica, dichiarato a Pescara in conferenza stampa l'assessore ai parchi Donato Di Matteo. Come assessore di una regione, il cui territorio è protetto per circa 40%, ha continuato Di Matteo, non posso che essere orgoglioso di questa iniziativa. Mi preme altresì sottolineare la qualità e la competenza di chi è ai vertici del Parco Nazionale per la sensibilità mostrata in questa vicenda, senza dimenticare il ruolo fondamentale aggiunto svolto dal Corpo Forestale dello Stato, che da sempre è impegnato nella tutela della fauna e della flora nei territori montani e non solo. Il parco, convinto del programma di riabilitazione e rimessa in libertà dell'orsetta morena, ha redatto anche un protocollo operativo acquisendo i pareri dei tecnici nazionali ed internazionali che hanno sperimentato con successo procedure di reintroduzione di orsi in natura. Pagina di Cultura e Spettacoli, al via il vasto Siren Festival, si è aperto ieri sera, prevede una serie di appuntamenti, un vero e proprio festival nel segno della musica di qualità. Vediamo.
più di 20 concerti, 4 palchi, DJ set e una miriade di eventi. Tutto questo è il vasto Siren Festival, in programma da questa sera fino a domenica 26 luglio. Non una serie di concerti, ma un vero e proprio festival nel segno della musica di qualità, giunto alla sua seconda edizione. A Pescara in Regione la presentazione, alla presenza dell'assessore Silvio Paolucci, del vice sindaco di Vasto Vincenzo Sputore e degli organizzatori della rassegna. Il concerto di apertura è previsto alle 21 del Siren Festival e sarà affidato al cantautore inglese Gareth Dixon, che per l'occasione terrà proprio uno speciale concerto nella chiesa di San Giuseppe. Sì, una qualità straordinaria, riconosciuta non dal sottoscritto ma da tutte le riviste di settore, anche dagli articoli che si sono messi in campo su varie testate nazionali, televisive, della carta stampata, che riconoscono la qualità, le competenze messe in campo, insomma la eccezionalità dell'evento, che sicuramente si inserisce su un palcoscenico sia nazionale che internazionale. E a tutto questo va legato a 360 gradi quella che è un'offerta di promozione territoriale, turistica e non solo, che riguarda in particolar modo una città e il suo comprensorio, ma tutta la regione Abruzzo, perché in realtà in tutti questi articoli che vengono posizionati sulla stampa nazionale e internazionale, in realtà è in gioco il nome di tutta la regione Abruzzo. Una serie di eventi, ma la regione, ha assicurato Paolucci attraverso il Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, sta mettendo a punto un disegno di legge sui grandi eventi che, al di là delle difficoltà di reperire risorse, consentirà comunque di sostenere manifestazioni di grande livello come questa di Vasto. Ma io credo che vada raccolto l'invito, perché davvero forse questa è la manifestazione sul punto più elevata che si produce oggi in Regione Abruzzo e che pertanto in qualche modo vada assecondata, accompagnata, valorizzata anche dall'Istituto della Regione Abruzzo, che ha problemi di risorse finanziarie che si conoscono, ma che può anche finalmente, con qualche notizia positiva in più. L'obiettivo è poi quello di bissare il successo dello scorso anno, che raggiunse, pensate, 5.000 presenze. Si ripete la città del Vasto. E con gli appuntamenti del Vasto Siren Festival ci salutiamo, grazie per averci seguito, buona serata.